Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui in questo nuovo video. Sono Eliana, oggi siamo qui per un video, importante, che avevo, preannunciato, che avrei fatto anche dei video seri, però, questo qui lo ritengo piuttosto importante, e quindi, non sarò la solita Eliana scherzosa. Allora, volevo dire, questo video riguarda social, la libera, espressione nel mondo di internet e le critiche. Allora, la prima cosa che volevo, di cui volevo parlare erano i social, perché piano piano sono, sempre più importanza nel mondo di noi giovani, ma non solo appunto nel nostro mondo, anche nel mondo di persone maggiorenni o comunque, insomma, più grandi di noi giovani. Come dire, volevo dire che i social stanno dando una libertà veramente mostruosa a noi giovani, ma non solo, ripeto, e che questa libertà comunque a volte può degenerare o comunque a volte può avere dei riscontri negativi, come molti riscontri positivi. Allora, un riscontro negativo secondo me è quello di lasciare, molta libertà, come dire, di esprimere un parere negativo, cioè nel senso secondo me i non mi piace per esempio, oppure troppi commenti negativi dovrebbero essere proprio negati alle persone, perché alla fine non hanno molto senso di esistere, perché ok, ti dicono ah, questo video non mi è piaciuto, e però non ti danno una spiegazione per dirti che non gli è piaciuto, non è che ti spiegano e ti dicono no, dovresti fare meno questo, per questo video non mi è piaciuto. Non ti danno critiche costruttive, per esempio, però ti dicono, questo video non mi è piaciuto e non ti spiegano a caso. E quindi secondo me o questi non mi piace dovrebbero avere un senso logico, oppure non dovrebbero proprio esistere. Però non parlando di esperienza personale, perché comunque ok, a me non importa molto dei non mi piace, perché in ogni caso ci sono anche dei mi piace. Ok, ci può stare, perché io sono ai primi inizi, la grafica fa un po' schifo, però anche i youtuber più grandi, che hanno una bella grafica, che sono migliori di me per alcuni versi, non meritano quei non mi piace senza un motivo. E quindi niente, questo era quello che ne penso io, sui social. Poi un'altra cosa che volevo, di cui volevo parlare è, questo fatto dei non mi piace, dei commenti negativi, secondo me è una cosa buona, perché comunque non tutti i video possono piacere a tutti. Però, per esempio, facendo appunto un esempio qui su YouTube, ma ci sarebbero un sacco di altri esempi da poter fare. Cioè, qui su YouTube, per esempio, ci sta anche la possibilità di mettere, cioè, ci sta la possibilità di uscire dal video, di non guardarlo proprio, come per esempio su Instagram ci sta la possibilità di non entrare sul mio profilo, non è che te lo sparano lì ogni 5 minuti, puoi non entrarci, come puoi non vedere le mie foto, come puoi non commentarle, come puoi, cioè, puoi evitare direttamente, perché ovviamente un video può piacere e un video non può non piacere, però dico, perché te lo guardi se poi vuoi dire che non ti piace? Boh, insomma, la gente la pensa come vuole. Un'altra cosa che appunto volevo dire è la libertà, di opinione, non parlo di commenti, parlo della libertà, di espressione, come dire. Per esempio, io oggi mi sono fatta delle sopracciglia alla Elo e le storie tese, probabilmente avrete notato, e mi sono messa questo rossetto veramente male, non rispecchiando la forma delle mie labbra, apposta per dire, perché ognuno può fare quello che vuole, può esprimersi in qualunque modo, ma questo non vuol dire che una persona debba giudicare. Cioè, secondo me, il giudizio negativo su una persona è una cosa che, boh, insomma, una persona secondo me potrebbe esprimersi in qualsiasi modo, nel senso io potrei mettermi questo rossetto e queste sopracciglia come vorrei, ma non dovrei essere costretta per esempio a struccarmele per forza, perché se no pensate male, pensate che non mi so truccare e pensate tipo mille altre cose. Cioè, secondo me una persona dovrebbe essere libera di fare quello che vuole, nel senso, ormai stiamo diventando tutti uguali, tutti
per esempio con le nostre sopracciglia perfette, fatte con la pinzetta per 3 ore, soffrendo, ma non si ha mai riempirle perché poi sembra che c'hai le sopracciglia troppo grandi. Cioè che poi scherzi il rossetto, se non metti il rossetto bene. Ma chi vuoi fare un video con questo rossetto? Ma stai a scherzare? E quindi vorrei dire a tutte le persone che si divertono a commentare male, a giudicare la gente, che bisognerebbe pensare prima di fare ciò che si fa con tanta naturalezza e che bisognerebbe capire prima di criticare. E che dovrebbe pensare una persona, perché devo impedire a quella persona di essere chi è realmente? Per dei canoni o delle cose che ho io nella testa? Secondo me tutti quanti dovrebbero comportarsi come a loro pare. Le persone che odiano un video lo possono arrivare. Le persone che mettono non mi piace dovrebbero spiegarsi. E le persone che si vogliono esprimere dovrebbero farlo senza fregarsene della gente che parla. Spero che questo video serio vi sia piaciuto, spero che non vi dia fastidio il vero aspetto di Eliana. Cioè, non che io non sia mai stata negli altri video, però ho un aspetto piuttosto serio di Eliana. Spero che questo video vi sia piaciuto, non vi voglio chiedere dei mi piace come negli altri video, però niente, spero che questo video vi sia piaciuto.